vill smida fårfrå med parter till. Questo scudo è eccellente, Sunniva. L'abilità di Gunnar non delude mai. Ecco a te, dal clan del Corvo. Uno scudo magnifico. È notevole. Ma serve un tocco di maestosità per celebrare tuo padre. Un sigillo, direi, che faccia da ornamento. Ci serve un artigiano. Ce n'è uno nel villaggio. Conosco un uomo. Un esule, ma abilissimo. Vive in una caverna a nord-est di Hemthorpe. Ti accompagnerei io stesso, ma devo recuperare Isbjorn. Isbjorn? La lancia di tuo padre. Non la imbracciava a Ulkerthorpe? La persa inverni fa, cacciando un orso. Riuscì a colpirlo, ma la lancia rimase conficcata nell'orso, che poi fuggì. E dopo tutti questi inverni, speri di ritrovarla per deporla sulla pira? Direi che le tue possibilità sono scarse. Animo, amico mio. Ho un certo istinto. Tu cerca l'esule. Si occuperà dello scudo. L'hai ucciso! Muori! La caverna scoscesa, il rifugio dell'esule. L'esule deve avere a cuore la sua solitudine per vivere in un buco simile. Sei un uomo difficile da trovare. Ah, Jarl Hemming è morto. Mi hanno detto che sei un mastro artigiano. Vorrei un'incisione su questo scudo che celebri la vita e la morte di Jarl Hemming. Le pietre. Jarl Hemming aveva mano ferma e cuore saldo. Puoi dire lo stesso?
Il tuo cuore non è ancora saldo. Come potrebbe esserlo oggi? Il cuore di Jarl Emming non ha mai tremato. Chi sei tu? Un amico di Hemming? O un uomo esiliato per suo ordine? Chi ero non ha importanza. Non ho nome ora. Non sono nessuno. Non mi hai ancora risposto. Mi aiuterai con l'incisione? Per cosa lo ricorderai? Per la sua saggezza, sempre fonte di ispirazione. L'intreccio del tempo, allora. 9 linee che segnano il destino, dal passato al futuro. È ciò che desideri? Sì, è la mia scelta. Allora comincerò. Come sei finito qui? Nel fato. Fui condannato a morte. Ingiustamente, pensai. Ma un uomo era stato ucciso. Jarl Emming desiderava che vivessi. Gli abitanti del villaggio. No. La mia vista e l'esilio. Questo fu il nostro compromesso. Ti ringrazio molto. Sarà suo figlio a succedergli. Sta a Veli deciderlo. Veli non conta. Il fato ha già deciso. Il nostro omaggio è degno di Hemming. Chissà se Vili ha trovato la lancia.